Dunque, sul discorso delle varianti meno aggressive, purtroppo devo un po' disilludere, nel senso che per vincere sulle varianti precedenti, che è poi lo scopo, no? Crescere e moltiplicarsi, che sta nell'indicazione genetica di questi virus, in questo caso c'è bisogno di varianti che abbiano una capacità diffusiva migliore, quindi quel che avvantaggia le varianti che si affermano, sapete, una variante compare casualmente. Per affermarsi bisogna che le sue caratteristiche le consentano di diffondersi meglio delle altre. E in questo momento questo è l'obiettivo che sta raggiungendo il virus, non badando all'aspetto di rendersi meno nocivo e meno letale. Noi siamo una specie abbondantissima sul pianeta, troppo abbondante forse per il pianeta stesso, e il virus non ha bisogno, insomma, è ancora un virus ampiamente disadattato, non ha bisogno di conservarci, ahimè, e questa è la cosa che più per certi versi preoccupa. Cosa succede? Succede che la variante, chiamiamola Delta per essere appropriati, è più efficace nel diffondersi della variante alfa e io per molto tempo ho ritenuto che la variante alfa, quella che viene da una grande isola ex europea, che la variante alfa fosse meno dannosa, mentre in realtà i dati più recenti e più accurati ti dimostrano che ma una discreta capacità letale maggiore rispetto alla precedente. Ci vorrà del tempo, ma molto tempo, prima che questo virus trovi spontaneamente delle strade che mettano assieme la capacità di diffondere e la minor patogenicità. L'ha fatto lo C43, che è un virus che era comparso, simile a questo, che era comparso probabilmente alla fine dell'Ottocento in Europa e probabilmente prima in Asia, e che ci ha messo svariate decine d'anni per cominciare a intraprendere la strada di un virus del raffreddore come Allora, oggi è. professore, voglio...